Grazie Alessandro, hai fatto già tu la mia relazione, adesso posso andare. Allora, grazie a tutti e come sempre sono molto contenta e commossa di essere a Carpi. Allora, spesso ci si dimentica che Primo Levi ha 27 anni quando pubblica Se questo è un uomo nel 1947. E che è poco più che ventenne quando viene catturato, portato a Fossoli e poi caricato dalla stazione di Carpi sul treno per Auschwitz. Come confermerà più volte in seguito, il libro è stato scritto senza un obiettivo specifico. Nei giorni successivi al suo ritorno, Levi non ha in mente di diventare uno scrittore, un testimone, non mira a trasmettere un messaggio né ad imporre l'imperativo categorico della memoria. Per non parlare poi di quanto gli sia distante, anzi lo giudica una sorta di bestemmia, l'attitudine di coloro che si sentono obbligati a scrivere per ringraziare Dio della loro sopravvivenza. Così come per vivere si deve bere quando si ha sete, si deve mangiare quando si ha fame, Pietro Levi deve scrivere. E nonostante lo scarso successo della prima edizione, sapete che esce da questo editore piccolo, poco noto, De Silva, per via dell'ostracismo della casa editrice Einaudi e in particolare di Natalia Ginzburg, nonostante la volontà di rimozione dell'immediato dopoguerra, che non ha voglia di sentirsi raccontare che cosa succedeva all'interno del filo spinato dei campi di sterminio, nonostante tutto ciò, se questo è un uomo, in una decina d'anni diventa un capitolo importante della riflessione del dopo Auschwitz e da quel momento continua a far discutere fino a diventare, in un ventennio, uno dei testi più letti e commentati del drammatico secolo breve, il Novecento. E Primo Levi cresce con il suo libro, fino ad essere consacrato uno dei più grandi scrittori del Novecento. E non è un caso che solo a Primo Levi e a Dante il mondo anglosassone abbia dedicato l'edizione in lingua inglese delle opere complete, in un'unica edizione completa, insomma. E finalmente in Italia, a cura di Marco Belpoliti, sta per uscire di nuovo l'edizione presso Einaudi delle opere complete. Ma detto questo, perché annoverare Se questo è un uomo tra i classici della filosofia che trattano dell'agonismo? Io sono convinta che Primo Levi abbia saputo non solo raccontare, ma anche pensare fino in fondo, come pochissimi altri, i mille e contraddittori volti dell'agon. Abbia saputo riflettere meglio di molti trattati di filosofia sulla molteplicità delle dinamiche del conflitto e della lotta tra gli animali umani, consentendoci di tradurre la sua testimonianza in un'analisi filosofica e antropologica del potere, del suo carattere agonistico, sempre in pericolo di degenerare. E la conferma di questa possibilità di lettura ci viene da Levi stesso e dalla luce retrospettiva, come dire, che il suo ultimo libro, I sommersi e i salvati, getta su quel suo primo capolavoro. E quindi ci sentiamo autorizzati a leggere Se questo è un uomo, non più soltanto come il prezioso documento della violazione della dignità umana, e non soltanto come quella testimonianza che ci trasmette l'imperativo della memoria. Ora, io sono convinta che questo testo straordinario, a ragione letto, riletto, recitato, interpretato, commentato, tanto in Italia quanto
all'estero, contenga la più sobria, ma forse anche la più efficace confutazione di tutte le concezioni sostanzialistiche del potere, ovvero che il potere sia qualcosa che solo alcuni detengono, che sia insomma proprietà di alcuni e che ci sia a fronte di costoro tutto il resto totalmente privo di potere e che non può fare altro che obbedire passivamente. Ecco, io credo che già se questo è un uomo sia un trattato filosofico decostruttivo di questo modo di pensare il potere. E ci fornisce un'indagine impietosa di come in determinate circostanze e per varie combinazioni i tanti volti della volontà di sopravvivere e di vivere si traducano in un consenso all'autorità e a tal punto da cementare dal basso quell'istanza di dominazione che in un campo di sterminio non è solo un'istanza di comando, ma è anche una volontà di morte degli altri. E allora, sicuramente più penetrante di qualsiasi filosofo liberale della politica, senz'altro più sofisticato di molti politologi e più radicale in fondo di alcuni decostruttivisti, Levi è il più spregiudicato autore di una microfisica del potere che ha saputo scandagliare senza pregiudizi ideologici e dottrinali la logica agonistica che sostiene la trama delle relazioni. Dalle sue fenomenologie estreme, agonia e antagonismo assoluti, alle sue molteplici gradazioni intermedie, più o meno attenuate, ma sempre complicate. E mi spingo persino a dire che, oltre a questa visione del potere, Primo Levi smantella la struttura stessa del dualismo metafisico. Dal dualismo anima-corpo, al dualismo bene-male, fino al più intoccabile tra tutti i dualismi. Il dualismo tra vittima e carnefice. Insomma, se questo è un uomo, le opposizioni rigide vengono sciolte e fatte fluire dentro il movimento inquieto e agonale della realtà del potere. Nel caso di se questo è un uomo, la realtà feroce di un agonismo febbrile, ma tuttavia mutevole, che appunto si blocca agli estremi, nelle sue due figure limite, che sempre dalla radice agon provengono. L'agonia del sommerso, quello che appunto viene chiamato il musulmano nel gergo dei campi, quindi l'agonia del sommerso, e l'antagonismo, quindi la visione dell'inimicizia assoluta dei padroni dei campi, delle SS. Ora, all'interno dei confini tracciati da queste due figure vi è il vasto universo intermedio, quel mondo grigio della Gon, in cui il bianco dell'innocenza e il nero della colpa costantemente sono in lotta tra loro e ancora più spesso si confondono. Ecco, in quel mondo intermedio tutto è lotta, tutto è uno scontro tra forze e non solo tra i vari prigionieri, che ovviamente sono dotati di vigore fisico o intellettuale diverso. Ma Primo Levi porta l'agon, e ce lo fa vedere, quell'agon che si prolunga all'interno di ciascuno dei prigionieri, o perlomeno di quasi tutti i prigionieri. Perché la lotta anche all'interno
di ciascuno dei prigionieri si gioca tra la forza imperiosa della necessità del corpo, che spesso rende violenti e brutali, e quella forza risucchiante del ricordo della libertà, che quasi sempre rende deboli e passivi. Vi ricordate cosa dice Levi? Sembra paradossale, ci ricorda, ma non è un caso che i pochi suicidi avvenissero nei momenti in cui la lotta per la sopravvivenza diventava meno dura, non quando era al suo apice, perché è psichicamente più doloroso riposare. Ricordate la malinconia struggente di quando Primo Levi viene ricoverato nel Cabè, nell'ospedale del campo. Ed è più duro psichicamente riposare che lavorare, perché è lo spazio del pensiero, per esempio, secondo me simboleggiato meravigliosamente nel Cabè, è lo spazio del pensiero che si apre solo quando il corpo può fermarsi. Ed è quello spazio ad essere più pericoloso dei momenti di lavoro, di estenuazione fisica. E allora la lotta tra la fame, il freddo, le botte da una parte e i pochissimi desideri di, tra virgolette, trascendenza da parte dei prigionieri, che desiderano in alcuni istanti fulminei considerarsi ancora uomini, dice Primo Levi, magari impiegando le pochissime energie nel richiamare alla mente i versi di un canto dell'inferno di Dante. No, è il famoso canto di Ulisse. E quindi non si sente bene. E quindi è conflitto tra l'imperativo categorico del campo, che secondo Primo Levi recita: mangia il tuo pane e quando puoi quello del tuo compagno, quindi lotta tra questo imperativo da una parte e i rarissimi gesti di pietà nei confronti, per esempio, di chi è stato selezionato la notte prima per andare a bruciare. Insomma, nelle pagine di questo libro, io credo, sia racchiusa una riflessione scandalosa, nel senso etimologico del termine, sulle contraddizioni, sull'ambivalenza e la corruttibilità della materia di cui è fatto l'animale uomo, che solo perché condotta da un sopravvissuto poté essere letta senza destare sconcerto e polemiche. E forse anche per non andare troppo vicino a questo contenuto incandescente del libro, la ricchezza teorica di questo testo è stata tenuta in sordina, è stata smorzata. Ancora oggi le etichette sotto cui più frequentemente lo si intende, lo si cataloga, tra virgolette, sono quelle della testimonianza e della memoria. Non sono infatti molti gli interpreti che hanno portato il contenuto di questo è un uomo al di fuori del campo della ricostruzione storica, della memorialistica e comunque dei documenti di una biografia. Tra i pochi, ad esempio, Giorgio Agamben, in un testo intitolato, uscito nel 98 credo, Quel che resta di Auschwitz. E insieme ad Agamben alcuni autori più recenti. Ed è sicuramente stato un momento importante della riflessione su Primo Levi, perché la lettura provocatoria di Agamben, per esempio, seguita dai non pochi agambeniani, è quella di leggere Se questo è un uomo come una sorta di prova ontologica della differenza tra umano e non umano, cioè
Primo Levi, se questo è un uomo, porrebbe la scottante domanda di che cosa può diventare un uomo passato attraverso questo processo di annientamento. E ovviamente la risposta di Agamben è che Primo Levi ci dice e ci fa toccare con mano che porre delle distinzioni tra ciò che è umano e ciò che non è umano non solo è un artificio metafisico, ma è anche pericoloso. Ecco, e io sono d'accordo che le pagine di Levi, al di là di quelle delle conclusioni così un po' pirotecniche che Agamben trae, ma io sono assolutamente d'accordo sul fatto che Se questo è un uomo descriva meglio di tantissimi altri libri, anche libri di filosofia, il processo di desoggettivizzazione, cioè di come si smonta la soggettività umana. Ed è ovviamente un modo fantastico in cui Levi lo fa, un modo straordinario, perché non lo fa rievocando il proprio dolore, ma lo fa, come dire, puntando un microscopio verso se stesso, come se quello scendere sul fondo, vi ricordate il titolo di questo importante capitolo, sul fondo, quella difesa attraverso i gironi dell'inferno, potesse per Levi guadagnare il proprio statuto di verità, potesse diventare vera e comunicabile solo attraverso la dissezione, la scomposizione nei vari elementi. Dunque, la chiarezza dello stile di Levi, la precisione che taglia la pagina, senza nulla concedere alla retorica dell'ineffabile, che nessun'altra testimonianza possiede, non è solo una questione di scelta stilistica. Come rispondeva in moltissime interviste, ammetteva che quella scrittura cristallina gli derivava dal suo essere chimico, dal suo essere, come dice Levi tante volte, un uomo che fa le vernici. E quindi non vuole mai stupire, non vuole mai commuovere, non vuole sedurre, vuole tagliare, vuole dissezionare la pagina. Levi ripete in continuazione: nel Lager osservare gli altri è stato per me un esercizio mentale costante e forse, come dire, una delle spinte che lo ha portato ad uscirne vivo. E quindi Levi, come dice Bucciantini in un bel libro intitolato Esperimento Auschwitz, si muove da naturalista, da osservatore clinico e così osserva le tappe dell'animale umano nel suo stato di massima privazione e passo dopo passo ci descrive il processo di trasformazione dell'animale umano nel musulmano, no? Quell'ultima figura del campo, immagino ve la ricordiate, in cui così c'è solo un movimento meccanico del corpo, da qui forse probabilmente il nome di musulmano. E immagino che molti di voi ricordino la famosa citazione che Primo Levi, della descrizione di Primo Levi. Si esita a chiamarli vivi, si esita a chiamare morte la loro morte, davanti a cui essi, i musulmani, non temono, perché sono troppo stanchi per comprenderla. E sappiamo il viaggio verso il musulmano, verso questa figura finale dell'agonia, inizia con la prima esperienza estraniante del viaggio in treno, quando tutti vengono ammassati come
capi bestiame e procede con la forzata esposizione della propria nudità, dalla rasatura al macabro rituale della tatuazione. E quindi pratica dopo pratica, offesa dopo offesa, colpo dopo colpo, ecco che nell'arco di pochissimi giorni, ci dice Primo Levi, gli abiti della civiltà sono completamente dismessi. Siamo ridotti a bestie, anzi a cose. E non siamo altro che Stücke, la parola tedesca per dire pezzi. Come recita appunto la brutale conta delle SS tutte le sere nella loro funerea adorazione dei numeri. Ecco, io credo che in nessun testo di filosofia l'assenza di mondo è l'espressione usata, che è circolata nella filosofia tedesca del secolo scorso da Husserl a Heidegger. Ecco, io credo che in nessun testo di filosofia l'assenza di mondo, la condizione di assenza di mondo, sia stata espressa meglio. Cos'è il mondo? Mondo è la trama delle relazioni con i propri simili, le abitudini, dalla casa ai vestiti, insomma tutto ciò che ci protegge dalla brutalità degli agenti esterni e tutto ciò che ci consente di assumere una collocazione, una nostra posizione, anche se non è mai definitiva. Ora, così sembra riflettere Primo Levi, un uomo senza casa, senza abiti, senza abitudini, noi diremmo una vita senza mondo, dice Levi, è un uomo vuoto, perché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere anche se stesso. E si potrà così decidere a cuor leggero della sua vita e della sua morte al di fuori di ogni senso di affinità umana. Così come chi schiaccia uno scarafaggio non ha la percezione di commettere un reato, di oltrepassare nessun limite. Ecco, ed è chiaro che Levi sta conducendo l'esperimento su di sé, sta soppesando, sta osservando la propria materia e non si ferma certo ai primi risultati e studia in se stesso e nei propri compagni le conseguenze della disintegrazione delle convenzioni sociali e delle abitudini che ci forniscono le maschere mondane delle nostre identità, e ci riporta i risultati di quell'osservazione, di quell'esperimento dello stare sul fondo, in cui le vittime combattono, le vittime, i musulmani, combattono quell'ultima battaglia dove un residuo di vitalità biologica combatte gli ultimi colpi di una partita con la morte che ormai è già segnata, è già vinta, e quindi l'ultima figura è, i musulmani sono la figura estrema dell'agon, cioè l'agonia. E i musulmani sono messi di fronte a questo vortice del fondo, che è sostanzialmente, come direbbe Lacan, l'intuizione del reale, cioè del fatto che stiamo per finire, che la nostra materia sta per decomporsi. E quindi il musulmano, se letto in questi termini, non è più colui che è condotto così dalla pulsione di morte, ma è quello in cui si verifica la morte di ogni pulsione. E è colui che cede all'assoluto della morte e che non oppone resistenza a questo vortice, che non riesce a rimanere sul fondo, che non riesce a ingaggiare la lotta
con l'imperiosità violenta della legge del campo. Dice Levi, basta eseguire tutti gli ordini e l'agon si trasforma in agonia. E dunque il termine ultimo della feroce lotta per la vita, il punto in cui l'agon si ferma e si trasforma in agonia. Ora, se il libro del 47 di Levi fosse solo questo, e cioè la descrizione di come si destituisce, di come si smonta un'identità soggettiva, il testo sarebbe un documento eccezionale, strepitoso, ma dal punto di vista filosofico e teorico non aggiungerebbe molto altro alle rielaborazioni fatte da tante altre testimonianze. Significherebbe in qualche modo confermare tutte quelle interpretazioni filosofiche elaborate sui campi di sterminio da Hannah Arendt a Levinas, in cui per loro il campo di sterminio è soprattutto, quasi esclusivamente, il laboratorio in cui la pluralità e la spontaneità umane vengono azzerate e si trasformano gli uomini che sono costitutivamente in uno stato di mondo plurali in un ammasso sostanzialmente informe, dove anche dal punto di vista somatico sono indistinguibili gli uni dagli altri. E quindi una lettura, diciamo così, che non si focalizza altro che sull'agonia o sull'antagonismo assoluto delle SS. Ecco, io credo che in Levi non ci sia solo questo e che, anzi, come dire, il suo apporto filosofico stia nel fatto che per lui chi non muore, chi non si trasforma in un musulmano, per forza incomincia a riemergere dal fondo e un nuovo processo di soggettivazione, di ricostituzione di una qualche identità non può non avvenire. Certo, avviene in un contesto pesantemente segnato dalla necessità, dal terrore, dalla violenza, e questo rende tutto più difficile, tutto più brutale. Ma da scienziato quale non smette mai di essere, così come aveva descritto il processo di scomposizione di un aggregato complesso, cioè di disgregazione dell'identità precedente, della soggettività precedente, ci descrive e deve descriverci anche il processo di riaggregazione di un aggregato della materia umana, che per quanto si riaggrega, si riassembla nelle peggiori condizioni possibili e si riaggrega in un altro tipo di soggettività, risponde pur sempre alla legge della pluralità delle forme di vita. E questo non lo trovate in nessun testo di filosofia o di filosofia politica che analizza il totalitarismo e i campi di sterminio. E quindi risponde alla legge della pluralità delle forme di vita e all'incessante dinamica agonica, agonistica, come volete chiamarla, del potere. E quindi all'opera non c'è solo la distruzione che interrompe, trasforma e demolisce l'identità passata del prima. Se si resiste sul fondo e si inizia a risalire, la lotta ricomincia e con essa la formazione di una nuova soggettività che riallaccia i fili di quella precedente nell'interazione agonistica del nuovo contesto di lotta, della nuova dimensione collettiva. Insomma, il processo di destituzione non porta solo alla negatività assoluta, cioè alla vittima,
ma può ricostituirla anche se assorbita nel vortice di una lotta per la sopravvivenza non più mitigata dalle barriere della civiltà che protegge. Ma questo ha il vantaggio, quasi da laboratorio, di far vedere a Primo Levi, in una sorta di stato puro, mai osservabile in società, nelle società civili, come funzionano, quasi come strutture primarie, le relazioni dell'agon, le relazioni di potere. Quindi il musulmano, l'ho detto con altre parole, non è solo uno dei tanti possibili risultati del potere dell'aghel. È colui che perde la lotta della vita e che non riesce ad adattarsi alle leggi della selezione. Ma di fronte al sommerso non sta soltanto il padrone del campo. Sono state molte, le dirà Primo Levi alla fine della sua vita, nell'ultima opera I sommersi e salvati, le letture che si sono focalizzate solo su queste due figure. Ecco, per Primo Levi la pluralità continua a vivere nel lager, che non è mai un mondo semplice abitato soltanto da due specie di animali uomo. Ecco perché, come dicevo all'inizio, se questo è un uomo, se inserito in un'ipotetica storia del pensiero filosofico-politico, smentisce la concezione manichea del potere, che spalanca il campo politico a una sola dicotomia. E di conseguenza anche il giudizio che Levi dà del campo non può essere dicotomico. Qua il bene, là il male. E quindi continua e non esita a fare del lager il laboratorio delle sue analisi sui modi plurali in cui si esercita il potere. E se anche sembra impossibile un controllo dal basso, pochi sono stati i casi di rivolta, dirà nei sommersi e salvati, e le rivolte sono state quasi tutte stroncate, Levi non si dà pace, il suo particolare agon e la sua particolare battaglia, e non si accontenta di queste risposte. E da qui il bisogno di continuare a indagare e di distinguere tra i gironi dell'inferno del campo. Ma perché? E qui il ponte è sempre tra la realtà del lager e la realtà di oggi. È un ponte difficile, è difficile stabilire una continuità senza offendere le vittime. Ma è una tensione costante in Levi, quello tra tener ferma l'unicità e far sì che le sue analisi possano servire per la nostra contemporaneità. Per cui il suo messaggio è ovvio, non è mai ambiguo, lo ripete, ci sono le vittime e i persecutori e non possiamo riunirli in un solo abbraccio, però non può essere questa l'ultima parola di Primo Levi, perché non si stanca di osservare e, come conferma nell'ultima opera, anche nel campo di sterminio, e scrive, come di fronte a qualsiasi relazione di potere, se si vuole capire davvero, non ci si può fermare ai due blocchi dei persecutori e delle vittime. Sapete perfettamente qual è il risultato di questa riflessione, è la famosissima, così, pensiero, il famosissimo pensiero della zona grigia, quella zona che congiunge insieme e separa i due lembi, i due estremi del campo. Ecco, io credo che tutta la riflessione sulla zona grigia non sia
altro che la rielaborazione teorica del capitolo, a mio parere, più importante di Se questo è un uomo, che appunto si intitola I sommersi e i salvati, e che diventerà il titolo dell'ultima opera di Levi. Già Se questo è un uomo doveva intitolarsi Sommersi e salvati. Quindi sono molte le vie attraverso cui ci si può salvare. Sono molti i modi in cui si può risalire dal fondo. Ci sono gli adatti, i forti, gli astuti, che non solo evitano i colpi del potere che discende dall'alto, ma che con quel potere intrecciano rapporti di complicità. Questi non si curano certo dei musulmani, che sono un'enorme perdita di tempo, perché non possono essere utili in nessun modo. Perché la prima condizione di possibilità per risalire la china è di essere, o far credere di essere, di una qualche utilità. E da qui muove quella che oggi chiameremmo la corsa, la gara per il riconoscimento. Ottenere una reputazione e farsi stimare e riconoscere dai potenti del campo. Dunque, se i sommersi, i musulmani, hanno tutti più o meno la stessa storia, i salvati hanno tante storie, quante sono le loro particolari attitudini a giocare il gioco del potere. E nella pluralità delle condotte, i più problematici per Levi, ovviamente, sono i cosiddetti prominenten ebrei, i prominenti ebrei. Perché la loro lotta deve essere stata, dice Levi, senz'altro più difficile di quella dei politici. E a questo proposito, quello che dicevo, solo perché un sopravvissuto non ha creato scandalo, tra virgolette. Le parole di Levi sono come un coltello. E scusate, è un po' tardi, ma ve le leggo lo stesso. Si offra ad alcuni individui in stato di schiavitù una posizione privilegiata, un certo agio e una buona probabilità di sopravvivere, esigendone in cambio il tradimento della solidarietà con i compagni, e certamente vi sarà chi accetterà. Costui sarà sottratto alla legge comune e diventerà intangibile. Sarà perciò tanto più odioso e odiato quanto maggiore potere gli sarà stato concesso. Quando gli venga affidato il comando di un manipolo di sventurati, con diritto di vita o di morte su di essi, sarà crudele e tirannico, perché capirà che se non lo fosse abbastanza, un altro, giudicato più idoneo, subentrerebbe al suo posto. Inoltre avverrà, vedete la struttura della rielaborazione di un esperimento scientifico, date a un posto che. Inoltre avverrà che la sua capacità di odio, rimasta inappagata nella direzione verso gli oppressori, si riverserà irragionevolmente sugli oppressi, ed egli si troverà soddisfatto quando avrà scaricato sui suoi sottoposti l'offesa ricevuta dall'alto. Ed ecco raffigurate, sempre nel capitolo I sommersi e salvati, in quattro figure concrete, quattro tipologie, quattro modi esemplari di come si raggiunge la salvazione. C'è il potere esercitato tramite gli espedienti di piccolo cabotaggio, c'è il potere come strategia e come visione generale a lungo termine, c'è il potere come forza bruta e c'è il potere come seduzione. C'è Shepshel, che ha perso cinque figli e si barcamena tra espedienti spiccioli, è la prima via. E si potrebbe anche essere indulgente,
indulgenti per questo piccolo uomo che non ha che un'elementare volontà di vita, perché non era un'eccezione. Quando gli si presentò l'occasione di far condannare il suo complice, non esitò, perché pensava di poter acquisire il grande privilegio di diventare il lavamarmitte. La seconda via, quella della visione a lungo termine, della strategia del potere, è quella di Alfred L. Non dice il nome perché era un grande dirigente di industria tedesco in Germania. Per Primo Levi l'esempio del vero prominente che non vive appunto di espedienti e che conosce uno dei più importanti segreti del potere, quello per cui essere e apparire sono una cosa sola. Alfred L. sa che si deve apparire ciò che vuoi che gli altri pensino che tu sia, e assumere l'aspetto del prominente, riesce a lavarsi la camicia ogni 2 settimane, qualcosa di, secondo Primo Levi, di inaudito, riesce a radersi, eccetera, assume l'aspetto del prominente nel gioco del potere, diventa un prominente e infatti ha immediatamente l'incarico al comando chimico e quindi ricerca la distinzione dal gruppo, perché appunto sa che bisogna uscire da quel circolo vizioso per cui noi prigionieri diventiamo agli occhi delle SS ciò che le SS vogliono vederci confermare, cioè che siamo bestie o ancora meglio stucche, pezzi. La terza via della salvazione è rappresentata da Elias, quell'animale potente, il greco piccolo, fortissimo, che dice Levi ha un vigore bestiale. Non sta mai fermo, è impossibile sentirlo fare un discorso coerente, nei suoi occhi non si coglie l'ombra di pensiero, ma tutti, anche le SS, lo ammirano e per la famosa legge iniqua del campo, più tu sei forte e in grado di lavorare, meno lo devi fare. Ed eccoci invece nell'ultima via, quella forse a Levi più così fastidiosa, problematica, dolorosa, quella rappresentata da Henri, il suo amico francese che parla moltissime lingue, coltissimo, raffinato e soprattutto intelligentissimo e capace di giocare l'empatia per poter emergere, per poter primeggiare. E dice Levi, è stato visto addirittura una volta mangiare un uovo sodo, che era, come dire, lì la cifra, lo scettro del potere. Ed è il suo modo di Henri di entrare nella gon per la sopravvivenza. Penetra nella mente degli altri attraverso una straordinaria simulazione della pietà nei loro confronti. E la sua capacità di cercare il prestigio, ottenendolo, gli ha fatto guadagnare numerosissimi protettori, scrive Primo Levi, è l'animale più seducente che io abbia mai conosciuto. Quindi, vedete che ci sono altri tantissimi racconti dei diversi modi di accedere alla gon per la sopravvivenza. E appunto per Primo Levi questo girone intermedio che sta tra le due figure dell'agonia e dell'antagonista assoluto rappresentano non solo un prodotto del campo, ma un campione medio non selezionato di umanità
E costoro si sono resi responsabili, dice Levi, per svariati motivi, per errore di valutazione, per adescamento ideologico, per imitazione del vincitore e in alcuni casi anche per lucido calcolo, per evitare cose peggiori. Tutti però sono stati parte attiva in quell'agon che tesse la zona grigia e quella zona grigia che forse più di ogni altro luogo ci rivela il segreto del potere. Se questi uomini erano numerosi nel campo, scrive Levi, sempre lo sono e sempre lo saranno anche fuori da quel recinto. E non capiremo niente del male politico se teniamo lo sguardo fisso solo sulle SS, perché tutti, Alfred, Henri, tutti, nella gon del campo, per quanto diversi tra loro, hanno un tratto in comune, la volontà di conservare il loro privilegio, che nel campo vuol dire rimanere in vita. Tutti erano avidi di vita, tutti eravamo, scrive Levi, avidi di vita. Allora io credo che se questo è un uomo ci dica, e lo conferma l'ultima opera di Levi, che ciò che ha portato l'uomo al musulmano è una passione elementare, primaria, la più comune di tutti, che è la nostra ostinazione a continuare a vivere ad ogni costo, scrive Levi, anche per piccole dosi e per pochissimo tempo. Ed è in fondo questa la radice del potere, ciò che ci porta a desiderarne sempre dosi maggiori. Un'ostinazione che non sarebbe così pervicace, conclude Primo Levi, se non si accompagnasse al rifiuto della realtà e al sogno dell'onnipotenza, cito dall'ultima opera, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, che il ghetto è cintato, che fuori dal recinto stanno i signori della morte e che poco lontano aspetta il treno. Ora, con la semplicità profonda e toccante di cui la sua scrittura letteraria è capace, Primo Levi consegna agli scarni passaggi del suo primo e del suo ultimo libro quella verità sul potere che la filosofia, e soprattutto la filosofia del Novecento, non ha mai smesso di cercare. Una verità sul potere che Primo Levi enuncia non certo attraverso una definizione di che cosa è il potere, qual è l'essenza del potere. Non c'è un'essenza del potere, una verità su che cosa è il potere. Ci sono solo modi di esercitare il potere e differenze tra questi modi, perché il potere non è qualcosa che arriva dopo, come un dato supplementare che si aggiunge alla nostra vita, ma è la modalità di espressione e di organizzazione della nostra vita che per Primo Levi, in stretta continuità con la materia, è attraversata da forze che la sorreggono e da forze che la minacciano. In fondo, la vita di ciascuno è attraversata, vissuta dall'agonismo tra la vita e la morte. Gli animali umani dimenticano, che questo è l'unico e vero ineludibile agonismo e lo traducono in antagonismo, in una dicotomia fondamentale, la dicotomia che separa la morte e la vita, rendendo la vita il totalmente altro della morte e viceversa. E Primo Levi, io credo, ci voglia ricordare che questo agon è continuo e che separarle, appunto, l'assoluto della morte, il musulmano, l'assoluto della vita, Alfred L., che non si cura
della morte altrui conducono alle catastrofi. E siamo così assetati di vita e così, dice Levi, pertanto così abbagliati dal potere, da dimenticare la nostra verità essenziale, che la morte fa parte della vita. E per un po' di istanti in più, per accrescere anche di un solo momento il sentimento della nostra potenza e della nostra durata, per farci accettare e salvare dalla realtà in cui siamo immersi, riusciamo a scendere a patti quasi con tutto. Io non lo so che cosa, forse nessuno lo sa, che cosa è successo quel sabato mattina dell'11 aprile del 1987. Sapete la data di morte di Primo Levi? Nessuno lo sa. Ma confesso e chiudo che non ho mai capito, né quelli che non potevano credere che Levi si fosse buttato giù dalle scale, né quelli che credendono lo hanno ritenuto scandaloso, come se darsi la morte per Levi significasse rinnegare tutta la sua vita e di nuovo separare la morte dalla vita. Ecco, io credo che Primo Levi non si sarebbe sentito capito. Grazie.